notte tutto tace, parrebbe che il mondo abbia trovato pace. Sol io maneggio col mio pensiero, parlando a questo cielo, guardando a testa bassa la poca gente che innanzi a me or passa. Qualche essa sia, ognuna conserva dentro sé la propria bramosia. Velatamente io provo ad ingannar, sfuggendo a quella mia. Qual è il mio desio? Osservo da lontano un bimbo appena nato che al seno della madre si è appena accoccolato. Scavando dentro al cuore mi immagino l'amore, rubando baci, affetti, tra vettovaglie e letti. E poi, spingendoli più in là, fin dove l'occhio va, mi inoltro dentro case, travedo luci accese, son vite ancor sospese. Nel buio della notte ciascuno cerca o insegue in fondo la sua sorte. Eccoli qua, con Maria Teresa Chechile e con il dottor Michelangelo Bartolo. Intanto grazie di essere con noi, adesso vi metto anche, eccoli qua, buonasera così ci vediamo bene. Eccoci, ci vediamo. Buon pomeriggio. Qui è buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio a voi. Anche qui, Diciamo subito che io sono in provincia di Torino, al caldo. Tu Maria Teresa dove sei? Sud. Io sono in Sardegna. In Sardegna. Sì, in provincia di Nuoro, a Tortolì. E invece il dottor Bartolo? Io invece sono un po' più giù, sono un'altra isola, Sicilia, sto ad Acitrezza, in un ottimo ristorantino che mi ospita con un wifi che ci ha appena mollato, però insomma ci ospita. Cioè si può fare. Allora, si può fare. Allora, ci siamo trovati perché intanto per parlare soprattutto, vediamo se riusciamo, eccola qua, per parlare soprattutto con Maria Teresa, perché? Perché tu sei la nostra ambasciatrice, fra le nostre ambasciatrici, ma perché è uscito questo tuo libro, Pensieri Fugaci. Eccolo lì. Dicono tutti che è un libro di poesie, non è solo poesie però, vero? No, assolutamente. Ecco. E come viene definito dalla casa editrice Le Mezzolane, ballate. Ballate perché raccoglie poesie, racconti, esperienze di vita, non solo incrociate durante il corso della mia vita, ma anche lavorativamente parlando, come in carriera professionale. Quindi così, insomma, una serie di racconti, storie che si intrecciano, vicissitudini varie, similitudini, e in questo c'entra anche il dottor Michelangelo Bartolo, perché no? C'entra anche lui, perché lui, dunque intanto diciamo una cosa che davvero a me sembra che l'abbiamo costruito per fare una fiction, no? Allora, Maria Teresa Chechile, infermiera a Iesi, vero? Al carro urbano di Iesi. Sì. Michelangelo Bartolo è responsabile del reparto di telemedicina del San Giovanni di Roma, quindi medico. Uno lavora in ospedale, l'altro lavora in ospedale. Maria Teresa Chechile scrive poesie da sempre, abbiamo visto nel filmato d'apertura da dove è partito tutto, poi torneremo. Il dottor Bartolo invece si dedica alla narrativa. Io vi dico solo un paio di titoli. Dottore, le giuro che ero morto, la Fritz è chic, però perché dietro c'è tutto un progetto molto bello. Intanto, dottor Bartolo, dove vi siete conosciuti con Maria Teresa? Com'è venuto questa cosa per cui poi esce il primo libro e il dottor Bartolo fa la recensione a questo libro? Com'è che è venuta questa cosa?
in ospedale, diciamo, in corsia? No, l'ospedale quasi è venuto dopo. Diciamo, sono incappato in Maria Teresa in un premio letterario, uno di quei premi che sono un po' delle specie di sacre. Era molto carino, devo dire, insomma, con una serie di anche di effetti coreografici che ci avevano un pochino coinvolti, però in questi premi letterari a volte c'è una lunga attesa prima che viene il tuo turno e si parla del tuo libro. Allora così ci scherzi, poi lei fuma, quindi ogni tanto io non fumo, però sono andrologo e quindi, diciamo così, detesto tutti quelli che fumano, però il suo fumo mi aveva quasi incuriosito. E quindi così abbiamo fatto amicizia, perché pure io ero stato premiato per la Frick, la Frick Se Chic. Cosa fai, cosa non fai? Dice: no, guardi, faccio un lavoraccio, lavoro in ospedale. Ah, pure io che ospedale, fai l'infermiere. Ho detto: no, io avrei voluto fare l'infermiere, invece poi alla fine ho fatto il medico e quindi ho ripiegato su questo. Ed è nata, diciamo così, un'amicizia, perché abbiamo trovato una serie di similitudini, non soltanto sullo scrivere, le stile poesie, che sono qualche cosa che io ammiro chi scrive poesie, perché io le poesie le capisco molto poco, però ecco, nel suo caso le ho capite, cioè ecco, mi ci sono appassionato, e quindi è nata questa amicizia che è un po' mista tra letteratura, poesie, dove lei mi ha fatto introdurre così nelle poesie, e poi medicina, corsie, esperienze varie, e quindi alla fine mi ha detto, appunto: ma perché non presenti questo mio libro? Perché lei ci aveva già nel cassetto, cioè lei da quando era piccola aveva già con questo libro, diciamo, che stava maturando, e quindi così è nata questa amicizia molto molto a distanza, ma che, diciamo così, ci ha fatto trovare insieme in questo modo molto particolare. La verità è che lui è stato molto molto modesto quando si è presentato, mentre aspettavamo la classica premiazione. E così un attimo: da dove vieni, chi sei, chi non sei, cosa fai, cosa non fai, ma tu per cosa sei premiato, io per cosa è. E lui mi si è presentato come Michele Bartolo, anzi Michelangelo Bartolo, simpaticissimo, con uno zainetto o un giubinetto di quelli classici, e io quasi a dire: sì, vabbè, ok, ho capito, ma c'è, tu stai nel tuo, io sto nel mio, insomma. Ma chi è questo? Non è che ha avuto le moine per dire: sai, sono dottor, certo, Michelangelo Bartolo, faccio parte di... No, io sono Michelangelo. Cioè, così, capito? E questa lui cosa... Lui ci vergogna un po' di essere dottore, voleva fare l'infermiere, per quello che non l'ha detto. Magari da qualche parte si spaccia per infermiere anziché per medico, così, insomma. Io ho sempre una grande ammirazione degli infermieri. Io faccio anche il medico di guardia di notte, e quando mi chiamano io so che mi devo affidare veramente agli infermieri, perché sono quelli che conoscono i pazienti, quelli che conoscono il reparto, quelli che effettivamente hanno certe esperienze. Noi medici di guardia giriamo per tutti i reparti, per cui, voglio dire, la prima cosa e, diciamo, affidarsi agli infermieri, ma lo dico con convinzione, veramente sono bravissimi. Certo, quindi vi siete incontrati lì. Beh, ed è strano che due che lavorano in ospedale invece si occupino, diciamo, nel tempo libero per passione, perché poi è una passione, mica solo una passione, non è solo un hobby per entrambi, perché poi Bartolo, visto che fa il programma Dream con la comunità di Sant'Egidio, che noi conosciamo anche molto bene, parliamo di telemedicina, dove noi qui che abbiamo le montagne vicine lo usiamo. Poi voglio fare... chiedere una cosa al dottor Bartolo, ma gliela chiedo dopo, sulla telemedicina, perché prima vorrei parlare sul libro. Stiamo parlando di tutto. Voi fra un po' andate, fate un bagno in spiaggia, e io sto qua come, non si può dire come un pirla, si può dire come un pirla al caldo, e non abbiamo ancora parlato di questo benedetto libro che parte... Da di notte, da Atena Lucana, da quella finestra lì, ma con, cioè, parte così. Diceva giustamente il dottor Bartolo: beh, anche a me viene, io faccio il giornalista, anche a me viene da scrivere, non solo per mestiere, anche, ma in versi proprio sarebbe una forzatura tale che non riuscirei a dire niente. Com'è che invece uno... No, non lo so, non riesco a spiegarmi come fin da bambina una scriva in versi. Eh,
Me la sono chiesta sempre anch'io questa cosa e sinceramente credo che mi sia nato tutto spontaneamente, cioè della serie è qualcosa che ce l'hai dentro, che è nato in te, che comunque ti viene spontanea, che la butti lì e cominci a dire oddio, ho creato dei versi? No, non ci posso credere, è vero, allora è vero, cioè cominci un attimo, no? A ragionarla, perché all'inizio io facevo soltanto piccoli appunti a bozze di qualche cosa, di piccole frasi, versi buttati qua e là, e sono rimasti poi fondamentalmente tali, per cui ecco anche il libro si intitola appunto Pensieri fugaci, perché sono dei pensieri fugaci, cioè quell'attimo colto al momento che ti ha ispirato, che ti ha dato l'input per creare qualcosa e buttarlo giù su in due righe, su un pezzo di carta, cosa che ancora oggi faccio. Dentro la mia borsa porto sempre un taccuino e una matita, una penna, e la butto giù come viene, poi dopo magari col tempo, con la maturità, cerco di costruirle un pochino meglio, però sostanzialmente è l'impatto primario, è quello che mi suscita al momento, che mi resta lì così impresso. Ecco. E il libro è l'insieme di tutte queste cose, le poesie, gli appunti, anche la foto di copertina è un pensiero fugace, se vogliamo, perché anche è colto quella. Anche quella, quindi c'è un po' tutto dentro a questi pensieri. Pensieri che vengono pensando a che cosa? Al niente, al lavoro, alle persone che si incontrano. C'è un mondo in quei pensieri. Sì, c'è un mondo perché quel mondo è fatto di noi, come io solitamente uso definire la cosa, comuni mortali, no? Perché siamo tutti purtroppo comuni mortali. E quindi in questo essere vaganti nel nostro mondo cerco di raccogliere le sensazioni del momento, anche una situazione particolare, anche gli umori delle persone, ma non solo, anche gli atteggiamenti e le predisposizioni di ognuno di noi, per le classiche domande che uno si pone: chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando. Cioè è un po' anche un atteggiamento filosofico mentale il mio. Però diciamo che poi alla fine porta a quella meditazione che ognuno di noi alla fine cerca di costruire, di darsi una risposta, e chissà mai se riusciremo a trovarla. Questo è il dilemma. Certo, sì sì, ma in effetti la gente comune è quella che poi si riconosce in una poesia, in un brano, in un pensiero, nella narrativa. Però come... il pensiero già suggerisce la forma? Mi chiedo questo, cioè quando uno ha un pensiero, quel pensiero lo metti giù in versi oppure lo metti giù in prosa? È il pensiero che ti suggerisce la forma o la scegli dopo? Anche questa è una bella domanda, però. Sono cattivi, i giornalisti sono bastardi dentro, capisci? Quando sei con i giornalisti non stai mica all'ospedale dove sono tutti buoni e dove risuscitano anche i morti. O poi quasi, chiederò. O quasi, o quasi. Vero Michele? No, no. Non commento. No, io ne avrei da dire, ma sto zitto perché me ne ho abbastanza da dire dei miei. No, però ecco. Cos'è che scegli quando butti giù in rima, butti giù come viene? Quindi viene? È il pensiero, può essere prosa, esatto, può essere prosa, può essere in versi, baciata, rima baciata, non baciata, cioè può essere come viene, spontaneamente. È quello che certo. Ancora oggi io mi domando, questa capacità sostanziale, che ognuno poi la esplica a proprio modo, cioè chi attraverso la poesia, chi attraverso la narrativa come Michele, chi attraverso altre forme di arti, sì, la pittura, la fotografia. Esatto. Quindi in me viene così, spontaneamente, è nata spontaneamente e... cercherò di mantenerla per quanto Dio vorrà, insomma. La cosa bella è che finalmente a un certo punto ho trovato la forza e il coraggio di tirarla fuori, perché quella era rimasta forse per troppi anni nascosta dentro un cassetto, aveva bisogno un attimo di venire fuori. Certo, anche perché tu hai partecipato e sei stata premiata a concorsi, tutto, però di metterli tutti assieme per farne una storia di vita ci è voluto un po' per farlo.
Perché poi è una storia di vita questo tuo libro, della tua vita e delle persone che hai incontrato, se vogliamo. Eh sì, perché poi io devo dire anche grazie al dottor Bartolo, che a un certo punto mi ha detto: ma tu un libro quando? E io gli ho risposto. Io ci sto lavorando, è da una vita che lo sto costruendo. E allora lì, dopo lui mi ha detto: guarda, fallo perché... Io ho detto, guarda, che se l'ho scritto io, puoi scrivere anche tu il libro. Vero! Quindi, cioè, proprio, poi tu ce n'hai di materiale, quindi si tratta solo di metterlo un po' in ordine, di dargli un certo filologico che già c'era e mi sembra che è venuto fuori, anche se c'è una critica da fare. Bene. Falla subito, perché poi gliele faccio anch'io. No, perché sennò queste cose qui sono delle specie un po' monotone. Poi ognuno certo. Parla bene dell'altro, non se ne può più. Invece, il libro si intitola Pensieri fugaci, secondo me è tutt'altro. Cioè, voglio dire, un pensiero fugace è un pochino un pensiero che sembra quasi un pochino come il mondo adesso, un po' tutto online, che tu metti una faccia, sorridi, vedi una cosa, appunto, che dice Boccelli, tutti addosso a Boccelli, poi il giorno dopo un'altra, tanti pensieri, ormai internet, i social, Facebook, è tutto online, tutto sensazioni, è tutto quello che vedi, tutto molto fugace. Invece il libro di Maria Teresa è tutt'altro che un pensiero fugace, ma un pensiero radicato. Allora, secondo me, il pregio del libro, se proprio così recupero, che sennò poi va a finire male, è invece di essere un pensiero fugace, ma su cui uno ha ragionato. Invece oggi, molto spesso, sono tanti pensieri su cui, diciamo, è tutto sensazione, è tutto a pelle, non è mai ragionato. Invece ogni pensiero, invece di il fatto non soltanto di Maria Teresa, il fatto di doverlo scrivere, ragionare, ricorreggerlo, sentire come suona, che cosa vuol dire, e non è qualche cosa di fugace, è fugace magari il momento in cui ti viene perché è una sensazione, ma poi farlo diventare un libro è un libro, quello rimane, cioè, e quindi diciamo così è un po' una provocazione chiaramente questa riflessione, però insomma sono pensieri tutt'altro che fugaci e sono anche per questo, diciamo, hanno una motosega da qualche parte, sento che... Cioè, è qua dalle mie parti, stanno rifacendo un tetto qua vicino, benissimo, quindi o chiudo benissimo. E muoio e andate avanti voi da soli, o lascio aperto e sentiamo la motosega che arriva. Va benissimo. No, è così, purtroppo così. Fine della meditazione. No, ma è giusto. Posso rispondere come scuola? Certo, devi. Ha ragione, però il titolo era doveroso in questo caso, perché lui infatti più di una volta mi ha chiesto: ma come mai questo pensieri fugaci? E io gli ho risposto sempre dicendo: beh, sai, per me restano quei pezzettini di foglietti raccolti dentro un cassetto e che poi sono diventati versi, e questi versi, costruendoli volta per volta, erano dei pensieri fugaci. Quindi certo. Hanno poi delineato e costruito e costituita parte della mia vita, quindi inevitabilmente il racconto è una genesi delle poesie. Certo. E quindi c'è una cronistoria dietro, da quando è partita la prima poesia con Dinotti a 15 anni nel paese di Atena Lucana, fino poi a quando sono arrivata nelle Marche, a Iesi, e quindi anche lì è proseguito un certo discorso, raccogliendo sempre piccoli pensieri, che poi io ho ricostruito e messo insieme per dare un filologico al discorso. Certo. E quindi erano per me comunque in partenza dei pensieri fugaci. Naturalmente non potevo mettere insieme delle cosucce così quella, ma dare attraverso quei pensieri fugaci un discorso logico che filasse e far capire anche a chi legge cosa volessi dire e cosa volessi rappresentare in quel momento, ecco. Certo. Siccome tu sei una nostra ambasciatrice, io devo stare dalla tua parte, adesso gli rimpalliamo la palla al dottor Bartolo, perché allora
lui ha detto non sono fugaci, restano. Allora vuol dire che i pensieri si possono catturare, si possono imprigionare questi pensieri, oppure restano liberi? I pensieri sono liberi, ma ognuno li può far propri e li può far crescere. Cioè, secondo me il fatto di scrivere è proprio questo, che quando uno scrive e ripensa a quello che ha vissuto, almeno quella è l'esperienza mia, io scrivo romanzetti, però quando io scrivo quello che faccio, vabbè, sono romanzetti, d'altra parte, ecco, però quando scrivo, non so, ho scritto dei libri sull'Africa, sulle missioni in Africa, su altre realtà, allora mi sono reso conto che quando io mi fermo a scrivere, io ricomprendo ciò che ho vissuto, perché a volte uno nel vivere di corsa, sempre online, non si rende conto della profondità di alcune cose che uno vive. Allora, cioè, dice, forse questo accomuna la poesia e così il fatto di scrivere romanzi, cioè che comunque bisogna fermarsi e bisogna pensare a quello che si è vissuto, a quello che si è scritto. Non soltanto, ma una cosa che a me colpisce è che a volte quando qualcuno... A volte capita che pure qualcuno ha letto un libro mio e mi dice, guarda, io ho letto quel capitolo lì e ho capito che tu volevi dire questo. Io veramente non volevo dire assolutamente quella cosa, però, veramente no, comunque, cioè, ovviamente lo dico, no, però poi uno ci pensa e effettivamente comprende che a volte in alcune esperienze vissute in centri africani in cui si vivono disagi di ogni tipo, uno ricomprende anche magari un parallelo tra il proprio vivere occidentale, il proprio vivere in difficoltà, e quindi diciamo così anche il fatto che qualcun altro ti spiega quello che è scritto. Non so se è successo pure a Maria Teresa, così gli ripasso la palla. È vero, è carino, succede, questo, succede. A me succede anche nel parlato. Tu vuoi dire, vuoi esprimere un concetto e magari vuoi dire quella cosa e vieni interpretata anche in altro modo, no? Non è soltanto nello scritto, ma anche nella lingua parlata, quando a me succede anche così, con i miei utenti, per esempio, in ospedale, tu vuoi esplicare un concetto, vuoi chiarire delle idee, delle cose, e poi ti ritrovi di fronte che magari l'altra persona non è che non ha capito, ha capito quello che magari gli faceva più comodo, più consono alla sua posizione del momento, e allora tu devi ritornare sul discorso, ripeterlo, cercando altre parole, altre frasi, altri modi di espressione. È un lavoro grosso, perché poi tra il parlato e lo scritto c'è anche molta molta differenza. Perché il parlato tu in un attimo puoi cambiare la parola, invece nello scritto devi stare attento a mettere la parola giusta nel contesto giusto, se vuoi dire quello, altrimenti puoi lasciarlo in suspense e creare un'alternativa al lettore. È tutto un altro modo di elaborare i pensieri, e quindi c'è molta molta più attenzione. E ritornando a pensieri fugaci, io non potevo scrivere lì un appunto, riportare sul libro un appunto scritto 30 anni fa, perché così, senza concluderlo, senza dargli un senso, perché io posso capire quello che volevo dire, ma chi va a interpretarlo può dire, ma cosa volevi dire? Cioè, dove volevi arrivare a parare? Cioè, che cosa ci vuoi dimostrare? Allora a un certo punto nello scrivere bisogna anche trovare quelle forme che danno l'idea concreta di quello che tu, o perlomeno di arrivare al tuo fine, cioè di riportare nel modo più veritiero quello che volevi dire, quello che volevi, certo, esprimere, ecco. Quello che era il tuo pensiero del momento, perché poi, esatto, bisogna dividere fra chi travisa volutamente, ma questi li lasciamo da parte, perché chi travisa, travisa, e chi interpreta. Chi interpreta invece magari così come un quadro, quando, ecco, io faccio sempre un esempio quando si parla ad esempio di scrittura, dico i quadri degli impressionisti che a me danno delle emozioni, ma non saprei dire che cosa c'è nel quadro, non li capisco, per me, però alcuni mi danno delle emozioni, alcuni
mi lasciano assolutamente indifferente. Ecco, quelli sono tutti da interpretare, mentre ce ne sono dei quadri che sono solo da guardare perché sono spettacolari così. Ecco, anche nei tuoi pensieri ci sono pensieri definiti che quelli sono, e quando leggi una poesia o un breve pensiero scritto con la, in forma narrativa, quello è, oppure ci sono poesie e pensieri sui quali puoi fantasticare, o sono tutti già chiusi, definiti, no, impacchettati? No. Per me non è niente chiuso, anzi è tutto aperto, nel senso che ogni pensiero ha un modo suo di essere, di esprimersi, e il mio pensiero è quello, nel senso che in quel momento quel pensiero mi ha suscitato, quel pensiero è nato da un'emozione, quella è l'emozione mia. Poi chi ha la possibilità o quella capacità anche, diciamo, di poterla interpretare in diverso modo, mi fa piacere, perché no? Anzi, è aperta a qualsiasi tipo di interpretazione. Io però in quel momento volevo rappresentare quella cosa. C'è stata proprio in questi giorni una poesia che ho pubblicato su Facebook, che l'ho scritta in 448, no? Per dire, associando un'immagine del mare, di una spiaggia della Sardegna, che ho visitato in questi giorni, a come quel mare e quelle acque limpide e cristalline possano essere assimilati alla felicità. Cioè, che cos'è la felicità? La felicità può essere un ciottolo che scivola via, portato via dalla corrente del mare, oppure tra i rivoli quell'acqua che scorre. La felicità è quella, un attimo, per dire, no? Come certo. Onde sbalzate che vanno avanti e indietro, e che quindi la felicità è quella, viene e va in un attimo. Magari creare questi parallelismi. E io ci vedo questo, però poi naturalmente ognuno può dare attraverso i versi, anche attraverso un racconto, una narrativa, qualsiasi tipo di è aperta a qualsiasi tipo di interpretazione, perché no, ci mancherebbe, anzi, viva la fantasia. Certo, quindi diciamo che sono pensieri tuoi che gli altri possono fare loro e magari ragionarci su, certo. Anche. Sì. Dottor Bartolo ha anche un'altra grave responsabilità, perché io leggevo no, perché lui ha insistito quando lo fa il libro, io adesso ho letto in una intervista che ha detto no, ma non è l'ultimo, quindi ha scatenato, cioè uno gli dice ma farlo sto libro, e l'altro dice no, ma non sto già preparando un altro, quindi è vero o no che già stai lavorando o che hai idea di farne altri? La recidiva. La domanda è per Maria Teresa. Sì, sì. È per te. È per te che hai detto già che no, non sarà l'ultimo questo. È per libro. Me. Sì, cioè. Per me sì, io ormai ho preso la scia di Michele, perché lui che è sempre felice. E lui, la colpa sarà sua per sempre, o il merito, la colpa. No, lui mi ha sempre, quando lui mi ha invogliato, alla fine ho lavorato effettivamente la necessità, il bisogno poi di concretizzare attraverso questo libro, e lui mi ha detto... Come a suo tempo mi disse Alessandro Quasimodo quando interpretò la mia primissima poesia di notte, non fermarti. E allora io adesso ho colto la palla al balzo, ho visto che comunque modestamente mi riesce bene, diciamo così. Adesso ho iniziato sì con un secondo libro, ma non so quando, è ancora, è troppo presto, perché sono soltanto nella fase embrionale. Invece lui è già arrivato a quota 4-5, perso pure il conto dei suoi. Sì, perché per lui l'Africa è chic, è così chic l'Africa, Bartolo? Ah, in realtà i titoli dei libri li decide l'editore. Certo. Quindi uno scrive i libri, poi arriva l'editore, te mette un titolo... Di per sé non te comincia, però devi abbozzare. Cronaca di viaggio di un medico, diciamolo. La Fricca e Sciccare era nata dal fatto che a un certo
punto sembrava che Lorenzo Giovanotti dovesse fare una breve introduzione. Lui ha fatto, vabbè, tra le varie cose, anche la sua canzone, invece è ben saltato, però effettivamente la Freak Se Chic è un qualche cosa che può attirare, perché poi diciamoci chiaramente, parlare di Africa qua in questo periodo ancora di Covid è qualcosa che sicuramente non va di moda, va controcorrente eccetera, però nei miei libri ho cercato sempre un po' di tratteggiare un'Africa che parte un po' da, appunto, diari di viaggi, da esperienze personali, e cercando di comunicare qualche cosa al di là degli stereotipi. Ecco, la narrativa, la poesia eccetera è anche, serve anche a questo. Cioè, molto spesso si parla per, ho sentito dire, una volta si diceva, l'ha detto il telegiornale, adesso si dice l'ho letto su internet, che poi vuol dire tutto e non vuol dire niente, perché su internet si può trovare assolutamente di tutto, fake news eccetera eccetera, però cioè, c'è bisogno appunto di comunicare quello che si vive e andare al di là degli stereotipi e andare al di là delle sensazioni. Allora ci vuole anche un po' la pazienza di leggere, ci vuole la pazienza di scrivere, ma devo dire che forse sarà anche un'esperienza di Maria Teresa, uno un po' si diverte anche a scrivere, e sembra che quando scrivi non fai niente, no? Che tu sei lì davanti al computer, scrivi, cancelli, tagli, rimetti, cioè, però poi alla fine è un qualche cosa che un pochettino rimane, ti aiuta a comprendere quello che hai vissuto, e poi è anche un modo per condividere delle cose, in parte delle sensazioni, ma anche di qualche, coinvolgere gli altri in qualche cosa di bello che uno pensa di aver vissuto, oppure semplicemente. Cioè, poi succede pure quando uno scrive anche più libri, diciamo, guarda, questo proprio non è proprio riuscito, sto libro lascio perdere, ma come ti è venuto in mente? Però insomma, anche questo, diciamo, fa parte, è come le canzoni, no? Cioè, a certo. mi piacciono certi autori, però non è che mi piacciono tutte le canzoni degli stessi autori, alcuni mi, e tra l'altro, pensando a questo collegamento di oggi, no? Penso che, allora, io e la poesia siamo due cose proprio che non credo che non incontreranno quasi mai. Io mi ricordo da piccolo piangevo quando la maestra ci faceva imparare a memoria le poesie, però la poesia un pochino deve essere, come diceva Maria Teresa, qualche cosa che concerto, è come quando uno suona e quindi c'ha un motivetto in testa e magari sta 2, 3 giorni, 4 giorni, dice adesso devo fare una canzone, se mette, io suono la chitarra, suono le teorie, e poi gli viene fa 10.000 cose, tentativi, viene attivista, poi a un certo punto improvvisamente magari stai guidando e ti viene un motivetto, allora subito lo devi registrare perché ti viene in mente, dice ecco questo va, un pochino forse la poesia sembrava di cogliere questo nelle parole prima di Maria Teresa, sì, vedo qualcosa, vedo un ciottolo che rotola, ora non so che tu che fai armare, però dico, voglio dire però se dei ciottoli che rotolano, cioè, magari sta un terremoto, stai a guardare i ciottoli, però insomma è anche un po' questo, è raccontare anche le cose, le cose semplici, ecco, insomma, è anche essere contenti e ridere di qualcosa di banale, di semplice, invece, che può colorare un po' più la vita. Allora, è proprio così, non è una fatica scrivere e mettersi lì, non è una fatica, Maria Teresa. No, a me, devo dire la verità, come prima esperienza da scrittrice mi è costato un po' di anni, perché ho dovuto trovare sempre quella mia famosa carica emotiva per venire fuori, cioè quell'input, quel momento in cui, anche spronata in diverse occasioni, per dire ok, vieni fuori, dai, non tenere tutto sempre in quel cassetto lì così, e questo devo dire grazie anche alle opportunità che la vita mi ha offerto a un certo punto. Però dopo ho notato che scrivere, al di là del comporre versi, è piacevole perché tu nello stesso momento riesci, attraverso la scrittura e non soltanto attraverso i versi, a esplicare meglio il pensiero. Il verso te lo racchiude e quindi ti lascia poi interpretazione agli altri di cosa effettivamente gli altri riescono a percepire, o come riescono a viverlo quel momento di pensiero che tu hai trasmesso, ma nella scrittura tu trovi hai la possibilità di divagare, di allargarti con non soltanto nello scrivere stesso, ma anche con il pensiero, di esternarlo, di esplicarlo, di avere quell'occasione in più
per presentarti, ecco, per dire io sto dicendo questo, te lo dico aprendomi a 360 gradi e comunque esprimendo in toto il mio pensiero, insomma, il mio modo di vedere le cose, le persone, il mondo e tutto ciò che ci circonda. Io non so se a Michele questo nel suo scrivere, che lui ha molta più esperienza di me come scrittore, ha avuto questa sensazione o comunque concorda con me in quello che sto dicendo. Ma io attraverso questo mio primo libro ci ho visto, sì, effettivamente questo, cioè la capacità di poter esprimere ulteriormente ed esplicare meglio il tuo concetto. Un'altra cosa che suggerisco a me stesso, diciamo, a partire da questa riflessione di Teresa, è che quando uno scrive, spesso quando uno scrive un libro, scrive, che ne so, 200.000 caratteri, poi il libro diventa 150.000, perché uno taglia, magari no, questa poesia, vorresti dire, no, lasciamo perdere. Allora, questo è anche il fatto di dire che non è che tutto ciò che uno pensa e che uno scrive è, diciamo così, è di interesse comune a qualcun altro, oppure possono scrivere stupidaggini, quindi anche rivederlo dopo un po' di tempo, diciamo, potrebbe essere che uno poi taglia, mette via, mette da parte, che non è detto che, cioè, quindi il fatto di scrivere, cioè, dice, la domanda era, è faticoso, un pochino anche faticoso, anche se rilassa, però è anche a un certo punto ripensare alle cose che uno ha scritto e anche un po' fare anche un po' di autocritica. Allora, cioè, è chiaro che quando uno parla non c'è tempo di fare autocritica perché è così rapido, però andare a rivedere quel capitolo scritto che mi piaceva tantissimo, lo ritenevo spassosissimo, poi magari lo leggo e dico, no, questo forse è un po' fuori tema, ma non va, è una patola, ma questo interessa a me, al mio vicino di casa, al portiere, al massimo, cioè, quindi, e quindi uno anche il diciamo così, il coraggio, diciamo così, il fatto di tagliare qualche cosa, di autocensurarsi un pochettino, e questo fa bene perché se ogni tanto il proprio ego poi sale, invece ogni tanto dire guarda, questa proprio, sta poesia proprio non mi è venuta, sto capito, è meglio che, non è, ovviamente non è che si butta perché ho quel bel faldone sul computer, ritagli, cestino eccetera, dove tutto lì, hai visto mai che poi un giorno, però insomma anche questo è un esercizio che fa bene a farlo, ma secondo me non soltanto a chi un po' si diverte che può scrivere qualcosa, ma un po' tutti quanti dovremmo farlo. Ci bisognerebbe riuscire però, arrivato ad avere un certo numero di pubblicazioni, a fare una pubblicazione che si chiami Cestino, con tutto quello che si è cestinato. magari è bellissimo, non lo so, potrebbe... Sì, potrebbe... Se c'è Massimo Camilleri, forse pure. Non lo so, cioè ci posso pure provare, ma come... È come un dietro le quinte di un film, no? È un backstage. Tutto quello che non è uscito si mette assieme e diventa un polpettone dal quale magari si tirano fuori delle cose. Ecco, mi ha suggerito una cosa il dottor Bartolo, poi vi dico, mi trovo bene, vi dico, in questa conversazione, perché qui vi garantisco c'è un afa e un caldo mostruoso, però sapere di avere un medico e un'infermiera sono tranquillo, vado sereno perché non ho di questi problemi, però lui mi ha suggerito una cosa, quando butti giù le tue poesie, le rivedi, i tuoi piccoli brani, i tuoi pensieri, pensi a chi li leggerà o no? No. No, non particolarmente, comunque non è la cosa primaria sul quale batto, insomma, cioè, oddio, scrivo questa cosa perché poi dopo gli altri devono subito leggerla e capire quello che... No, la scrivo per me stessa, la scrivo perché sono le mie sensazioni, quelle di quel momento, e poi le lascio anche al giudizio degli altri. Come appunto dicevo prima, questa poesia che mi è nata così, no? In questi giorni, guardando in riva al mare, guardando il mare della Sardegna, che mi ha ispirato queste onde del mare, associarle alla felicità, come vanno via in fretta, anche la felicità non è altro che un attimo, e ho assemblato quattro versi. E cercando di creare questi parallelismi e di dare un senso a quello che era
la mia emozione del momento. Certo. Poi la lascio all'interpretazione anche degli altri. Se suscita qualcosa in altri, ben venga, perché no, mi fa piacere, indubbiamente. Però non per questo la prima cosa è scrivo per gli altri, scrivo per me stessa, lasciandole poi al giudizio degli altri. Questo si mi fa anche piacere sapere la loro opinione, gli altri cosa ne pensano. E questo mi è successo per esempio con un'altra poesia che ho scritto durante il lockdown. Una mattina mentre andavo al lavoro, a un certo punto pioveva di rotto, era marzo, una di quelle giornate piovose, c'era di tutto, dal cielo tempestoso alla grandine, alla pioggia con mista neve, e io che andavo, a un certo punto mi sono fermata a 200 metri dall'ingresso dell'ospedale con la mia macchina, e con il mio solito taccuino e penna ho buttato giù due righe, e quella poesia l'ho pubblicata su Facebook, sui social, e devo dire consenso, è piaciuta perché probabilmente in quel momento quelle parole avevano una giusta loro collocazione. E questa cosa mi ha sorpresa, perché io mi sorprendo sempre. La cosa bella è proprio questo, di non smettere mai di sorprendersi di fronte alle bellezze della vita, e anche quando gli altri ti gratificano in questo senso, di non smettere mai di rimanere sorpresi, perché altrimenti tutto perde senso e tutto è fittizio e tutto è falso anche. E questo non mi piace. La sorpresa per me è la cosa che mi fa gioire della vita e anche delle persone che incontro, come quando ho conosciuto Michele due anni fa, ero lì per lì sulle mie, e poi quando ho visto che comunque si presentava una persona senza tanti fronzoli, senza tante moine, io ho detto va bene, ok, piacere, sono io faccio l'infermiera nella vita, tu che fai? E mi ha detto io faccio il semplice dottore. No, ma io sono che, un dottore, io ma con una modestia, con una quasi una cosa come per dire: guarda, sì, sì. Che io non sono un dottore, cioè sono un dottore, ma io sono in questo momento, io ho capito. Ma lui ha minore difficoltà di me, che quando mi chiedono cosa fai, gli dico il giornalista, e c'è da vergognarsi di questi tempi. Almeno di dire fare il dottore non c'è da vergognarsi. Io il giornalista di più posso solo dire che faccio il politico, ma poi no, e quindi. Mi limito a dire faccio il giornalista, dico ma così ogni tanto, non è proprio una cosa seria, cerco di sminuire un po', perché di questi tempi non è che la nostra categoria brilli. Cioè io, ma infatti Enzo, io quello che amo delle persone è quando loro non si pavoneggiano, cioè quello che fai tu nella vita lo fai per te, ma lo fai anche per gli altri. Nel caso di Michele, lui ha cooperato e coopera con la Dream della Sant'Egidio, voglio dire, è stato in missioni in Sudafrica. Lui, voglio dire, ha avuto delle esperienze molto più forti, molto più importanti, no? Io ho avuto le mie esperienze dell'emigrazione attraverso la mia realtà, la mia esperienza personale, figlia di emigranti. E ho conosciuto degli emigranti aiesi, e con il quale poi lo riporto anche nel libro, si è creata una bella amicizia, oltre alle cure del corpo, ecco perché dico sempre anche la cura dell'anima, no? Perché oltre a dargli assistenza infermieristica, mi sono anche, diciamo, prodigata per quelli che erano gli aspetti sociali e di integrazione. E questa cosa non è che io me ne debba vantare, sapete, io ho fatto del bene a questo, a quello, a quell'altro. Io ho fatto del bene, stop, quello è un dato. Poi chi lo ha colto, lo ha colto, chi non lo ha colto, pazienza, voglio dire, cioè, io intanto l'ho fatto senza dover per forza chiedere niente in cambio, ma io sono fatta così. Se posso, certo, do una mano, e fin dove posso, è il mio modo di essere,
E anche la mia professione che mi permette di fare questo, evidentemente, e lavorare con passione e dedicarsi anima e corpo, in questo senso, mi ripeto, vuol dire anche poi dopo avere dei riconoscimenti che non tu ti devi dare, ma gli altri te lo devono dire. Certo, infatti artista appassionata, impegnata nella vita come nella poesia, lo dice il Consiglio regionale delle Marche, non è che lo dice qualunque, è un riconoscimento che ti ha dato il Consiglio regionale. Quindi, insomma, la propria regione che dice con un attestato artista appassionata, impegnata nella vita come nella poesia, vuol già dire che ci sono che si fa qualcosa di importante. Non che scrivere poesie non sia importante o scrivere libri come fa il dottor Bartolo, ma al di là della poesia e al di là dei libri, se uno fa cose importanti nella vita. Tu mi hai suggerito invece una cosa che voglio chiedere al dottor Bartolo, perché lui si occupa di telemedicina. Siccome io come giornalista ne ho parlato, ma qua per tutt'altre ragioni, e siccome sono 30 anni almeno, se non 40, che sento dire aiutiamoli a casa loro, a proposito di Africa, uno specialista del Policlinico Gemelli di Roma con la telemedicina può fare una diagnosi a un bambino malato in Tanzania? Siamo arrivati a 13.000 teleconsulti finora su 44 centri. Poco prima di collegarvi con voi stavo vedendo il caso di una bambina che sta in Costa d'Avorio con una malformazione della colonna vertebrale, si stava discutendo, e qui c'era praticamente un teleconsulto virtuale tra un pediatra di Bologna che ha esperienze d'Africa, un neurochirurgo del mio ospedale e un neurologo del Pesta di Milano, e quindi fondamentalmente si discuteva come affrontare questo caso clinico. Quindi sicuramente la diagnosi si può fare, il vero problema in questi casi è la differenza che c'è tra un paese in via di sviluppo e da noi, per cui molto spesso si potrebbe fare un puntato midollare, per esempio, altri esami che non si possono fare, quindi si va avanti con la diagnostica, ma poi per esempio le armi terapeutiche possono essere limitate, però è sicuramente già qualcosa andare avanti con la diagnostica, perché si possono comunque lenire i sintomi, si possono accompagnare alcuni pazienti, ma molto spesso si possono anche risolvere molte patologie. Adesso siamo in un'altra emergenza, che è quella del Covid, che ci ha pure fatto ripensare un pochino a tutto il nostro modo di funzionare della piattaforma. Dico soltanto una cosa, che la piattaforma che noi abbiamo realizzato per l'Africa, gestisce adesso 22 specialità mediche, 180 medici volontari che refertano. Durante l'emergenza Covid abbiamo usato la piattaforma per le persone di Roma e d'Italia che improvvisamente non potevano accedere agli ospedali, gli ambulatori erano chiusi, non sapevano cosa fare. Abbiamo fatto un migliaio di teleconsulti per l'Italia, quasi a dire che fondamentalmente c'è una globalizzazione, lavorare per gli altri alla fine c'è sempre un ritorno per noi. Adesso stiamo ripensando a questa piattaforma, come utilizzarla anche di più in Africa in questo periodo di lockdown, anche perché anche da loro la situazione, soprattutto in alcuni paesi più problematica, di alcuni se ne sa meno, e così. Ma comunque la risposta è sicuramente sì. Si può, aiutiamoli a casa loro in modo intelligente, si può, e non per slogan come qualcuno fa. Sì, nell'ultimo capitolo del mio penultimo libro scrivo aiutiamoli anche a casa loro. Mi sembra acuta questa cosa, perché tu poi nei tuoi libri racconti questi personaggi che conosci in Africa, tu ti definisci un medico euroafricano, c'è un po' di questo di lasciarci il cuore in Africa quando vieni via? Io non ci sono mai stato, sì, devo dire. Il mal d'Africa, no? Il mal d'Africa. Sì, sicuramente sì. Devo dire che infatti questo periodo di lockdown un pochino pesa, non soltanto, anche personalmente, il fatto di andare lì ogni tanto, anche perché lì si vive molto intensamente, di corsa si fanno molte cose, ma c'è una vita con altre priorità, e poi c'è anche trovato anche un sacco di gente molto brava, molti africani che si sono appassionati, anche che hanno imparato, che medici bravissimi, infermieri bravissimi, ecco.
per esempio a un certo punto stavo male, ma tipo questo qualche anno fa in Tanzania, pensavo che forse il dubbio mi sta prendendo la malaria, e ho pensato ma meno male che il dubbio della malaria ce l'ho qui in Tanzania e non in Italia, perché in Italia non ci avrebbe capito niente nessuno, mentre sono andato lì in Tanzania da padre, da un prete locale che mi ha fatto la goccia spessa di sangue, mi sono scoperto, ha detto ma va a lavorare, mi ha detto cioè, come dire, ecco, non c'è niente. Quindi sono, ovviamente adesso questo è un po' un aneddoto, però sicuramente il mal d'Africa c'è, ed è quello che ho provato a descrivere appunto nei vari libri. Nei libri. E c'è anche, se la mancanza dell'ospedale, quando ad esempio come adesso sei in vacanza, Maria Teresa, ti manca un po' il tuo ospedale? Guarda, siccome oggi è l'ultimo giorno di vacanza che mi sto prendendo, sono già proiettata lunedì, quando rientrerò al mio solito posto di lavoro, nel mio ambulatorio, nell'ambulatorio di pneumologia. Ci torni a nuoto al lavoro, 4 giorni ci metti per tornare? No, parto domani. Magari faccio un giro per la Sicilia, dai. E lunedì sarò lì, però quando sono al lavoro sono lì, sono presente. E tutto quello che ho fatto, ma questo lo faccio quotidianamente, penso, ormai sono qui, sono sul mio posto di lavoro, devo ricoprire il mio ruolo, sono nel mio ruolo, lo devo ricoprire fino in fondo e cercare di fare sempre il massimo. Non è facile perché, come dicevamo adesso, questo è un periodo ancora un po' così, oltre al lockdown che c'è stato tra marzo, aprile, e quant'altro, viviamo ancora un periodo abbastanza critico dal punto di vista sanitario, non dimentichiamolo. Dico abbastanza perché questi focolai che si vanno accendendo qua e là in Italia, non solo, ma anche nel mondo, io seguo comunque, anche se sono in vacanza, però preoccupano. E pensare che lunedì sono lì sul mio posto di lavoro, di nuovo con il mio camice, la mia visiera, la mia maschera e quant'altro, pesa perché, ecco, dici io sono qui per erogare assistenza e mi auguro che dall'altra parte la gente capisca che c'è bisogno di ancora attenzione, di maggiore concentrazione proprio in questo momento e di non sbragarsi. Perché possiamo vivere tranquillamente questo coronavirus se ci atteniamo sempre alle classiche regole dettate dal Servizio Sanitario Nazionale, insomma, tutto qua. Certo. Io devo dire la verità, devo fare complimenti, adesso faccio uno spot pubblicitario alla Sardegna, è stata, quello che ho visto fino adesso intorno a me, e c'è stata una grande attenzione alla prevenzione e non solo, ma anche a nel continuare a mantenere questa sorta di attenzione con le dovute precauzioni in questo senso. E, entrando in qualsiasi locale, in qualsiasi supermercato, anche in giro, mascherina, igiene delle mani, le cose, ecco, elementari che ci vengono chieste, e questo è importante, questo dobbiamo fare noi da cittadini, attenerci alle regole e che Dio non voglia, insomma, che non si ripresenti nelle forme più gravi di quel che è successo, ma noi dobbiamo tenere sempre alta la guardia. E in vacanza, questo coronavirus che ci lo trasciniamo, sì, mi ha portato spesso a essere lì sul lavoro. E adesso se ero al lavoro, sai, adesso in questo momento, anche con mio marito, così un attimo, perché anche lui fa l'infermiere, quindi l'abbiamo raccontata, insomma, ce la siamo così un po' palleggiata questa cosa. E sì, pesa pensare a questa cosa mentre sei in vacanza, però pensare che lunedì sei lì e il tuo lavoro è quello, devi fare la concentrazione massima. Allora, abbiamo cominciato questa nostra chiacchierata parlando di cultura,
con ricordiamo Pensieri fugaci, che è il primo libro di Maria Teresa Chechile, ma non eccolo. L'ultimo, eccolo lì, ma non l'ultimo, in Sardegna con Michele Bartolo, che invece è in Sicilia, lui è angiologo, e abbiamo finito parlando di medicina e di Covid. Ma è giusto così, perché voi siete due diciamo operatori della cultura, per quello che abbiamo parlato oggi, ma siete due operatori della nostra sanità, quindi è giusto che riusciate a coniugare, come dici tu Maria Teresa, la cura dello spirito con la cura del corpo. Tu lo fai con le poesie, con il rapporto con i tuoi pazienti. Dottor Bartolo, è possibile curare anche quando si va in Africa, al di là delle cure fisiche, anche lo spirito degli africani? O è più difficile? Gli africani hanno uno spirito tosto. A volte un po' più tosto quello degli europei, di spirito, diciamo proprio così. Diciamo che sì, cioè, si cura non soltanto con il farmaco, con l'antibiotico, con la diagnosi, ma anche con il rapporto e con la simpatia. L'unica cosa che mi dispiace è che molto, spesso mi dicono: ah, è il dottore simpatico, ah, c'è il dottore simpatico, avessi mai trovato uno che avesse detto c'è cioè, il dottore bravo. Dottore bravo, sì. però vabbè, già è qualcosa, insomma, essere simpatici. Sì, sì. Secondo me comunque c'è stata una grande malattia in questo, adesso tornando a essere un po' seri, in questo periodo di lockdown, che è stato un grande amplificatore di tutte le malattie, e che è stata la solitudine. Cioè molta gente si è trovata improvvisamente sola, soprattutto agli anziani. Pensiamo a quello che è successo nelle RSA, cioè quasi un anzianicidio, si potrebbe dire. La metà dei morti sono anziani e non se ne sapeva niente, i figli non potevano andarli a trovare, oppure anche chi era da solo non sapeva veramente a chi rivolgersi. E quindi devo dire, c'è bisogno di sanità, ma c'è bisogno anche di un rapporto personale, autentico, che a volte basta poco, a volte basta poco. Questo poi gli infermieri ce lo insegnano molto bene, e questo è qualche cosa di cui c'è bisogno in Africa, in Europa, diciamo, c'è bisogno nel nostro mondo. Certo, allora, allora io ringrazio intanto Michele Bartolo di essere stato con noi, gli abbiamo portato via un'ora, che è pesante quando sei in Sicilia e potresti stare al mare. Maria Teresa invece l'abbiamo abituata al ritorno, l'abbiamo tolta dal mare prima, intanto deve tornare. Ci rivedremo sicuramente. Maria Teresa, tu come nostra ambasciatrice tieni sotto tiro anche il dottor Bartolo, perché di questa storia della telemedicina, del lavoro, oggi sotto vi abbiamo... tiro, Michele? Sotto tiro, no, perché oggi vi abbiamo coinvolto ovviamente per la cultura, abbiamo parlato del tuo libro perché questo volevamo fare, però anche di questa possibilità di avere un rapporto umano nella sanità e di avere un rapporto a distanza per quanto riguarda l'Africa, insomma, di questa sanità in cui ci vuole un po' di poesia, un po' di cultura anche dell'uomo e della persona. Voi siete due che la poesia e la cultura sapete cos'è, perché scrivete libri e poesie, metterla in corsia, ma vediamo di studiarci qualcosa, perché poi al massimo io ho un amico che mi dice: guarda, quando fai una cosa studiala bene, poi se la fai bene ti viene bene, se la fai male l'importante è far ridere e non far piangere, quindi studiamo una cosa che al limite faccia ridere o faccia almeno sorridere. Ok, grazie dottor Bartolo davvero di essere stati con noi, da stato grazie con a noi. Voi. Grazie, grazie ma- ciao Michele, grazie, alla, grazie alla prossima. Maria Teresa, chiudiamo. Grazie allora. Enzo, di nuovo. Chiudiamo. Grazie a voi.